la terra dei cinque borghi. Cinque borghi perché accanto al centro storico di origine medievale abbiamo anche quattro frazioni importanti che appunto rappresentano un territorio di 37 km quadrati, un territorio ampio, articolato, anche con delle differenti connotazioni, perché abbiamo le frazioni moderne di Villa Raspa e di Santa Teresa, e poi abbiamo i nuclei storici appunto rappresentati dalle frazioni di Villa Santa Maria, di Caprara e anche Cavaticchi, perché Cavaticchi, nonostante non sia uno dei cinque borghi, è anch'esso comunque una tappa importante nel viaggio per conoscere Spoltore. Il nostro è un territorio che ha un paesaggio di una bellezza singolare, perché appunto questo elemento, quello del paesaggio, è il nostro elemento di forza. Si possono ammirare mare e montagna, soprattutto dal Torrione, dove c'è una visione, la possibilità di avere una visione a 360 gradi appunto dell'intera vallata del Pescara. Ed è veramente, soprattutto al tramonto, è spettacolare osservare appunto in modo particolare questo panorama, che veramente arricchisce tantissimo i nostri visitatori. E accanto al centro storico, con le sue vie, le sue ruelle, quindi tutte le suggestioni che può ricreare il calpestio appunto in un borgo medievale, ci sono appunto poi delle bellezze rappresentate dalla pala di San Giacomo, una pala del 1600 nella chiesa appunto di San Giacomo di Cavaticchi, ma abbiamo anche da ammirare Villa Cerbo a Caprara, un gioiello dell'architettura di Raffaele De Vico, che appunto si ispirò, il progettista che si ispirò alle ville capitoline, e che veramente ha ricreato a Caprara una piccola Roma, una piccola villa romana di altri tempi, veramente con un giardino, con un arredo esterno molto ricco e molto vario, tutto da ammirare. E noi, se vogliamo parlare proprio di un punto di forza della nostra città, sicuramente è rappresentato appunto proprio dai paesaggi, dagli scorci, e per questo invitiamo tutti a venire a Spoltore e a poter godere con noi degli splendori che questo nostro territorio offre ai visitatori. L'associazione è nata nel 1999 per ricordare la famosa banda di Spoltore, appunto la centenaria, che ebbe una vita superiore a 100 anni. Quindi, oltre ad essere un'associazione che ha ricordato moltissimo gli eventi musicali, poi ci siamo dedicati a tutte le altre forme di cultura, in particolare poi anche alla storia, avendo tra di noi uno storico importante come Giustino Pace, con il quale che ha scritto tutta una serie di testi importanti. In questo momento l'associazione La Centenaria ha un progetto importante, cioè far diventare Spoltore, la città dei cinque borghi, la città della fotografia, perché Spoltore si presta moltissimo con i suoi paesaggi a fare delle esercitazioni fotografiche. Tutto è raccontato in questa guida che abbiamo pubblicato 4-5 anni fa, Spoltore città dei cinque borghi, anche per un discorso di facilitare il turismo. Le origini di Spoltore risalgono intorno all'anno 1000, quando fu edificato il castello. Diciamo che è un impegno che noi coltiviamo da 10 anni, questo è il secondo mandato, e da
Da allora abbiamo iniziato tutto un discorso di conoscenza, ma anche di dotare di quegli strumenti utili affinché si possano poi accogliere le persone, per fare in modo che si conoscano le bellezze storiche, artistiche, culturali di questa città. Quindi è un percorso che abbiamo iniziato già dal 2012 e che adesso veramente abbiamo sviluppato a un buon punto e siamo in grado di poter soddisfare quelle che sono le esigenze dei visitatori della nostra città, ecco, attraverso percorsi turistici, di conoscenza del territorio, di tutto quello che è il mondo e la nostra storia. Abbiamo costruito qualcosa tutti insieme e abbiamo fatto unione la forza e tutta la comunità ci ha appoggiato per creare una rete diversa. Però per le altre associazioni è stata davvero molto dura. Diciamo che è stata una fortuna e ci riteniamo fortunati. Stiamo cercando con le nostre visite guidate di far rientrare le persone dentro case del Seicento, ma proprio dentro, cioè le persone non vedono solo fuori tutte le bellezze e le realtà comunali, ma le vedono anche dentro e quindi palpano con mano quello che è la realtà moderna che si confonde con dei soffitti a cassettoni, con degli archi, con una radio, con una televisione, quindi questa è la cosa affascinante.